Cari amici, amiche, siamo felicissimi di ritrovarci con voi in questo appuntamento particolarmente caro al nostro cuore. Perché è caro? Perché ci permette di raggiungere le vostre case, i vostri cuori e condividere con voi la bellissima esperienza che abbiamo fatto con Gesù, il Salvatore del mondo, colui che ha dato un senso alla nostra vita, che l'ha cambiata e che soprattutto ha cambiato il nostro destino eterno. Oggi abbiamo qui nello studio la nostra carissima amica, e vuoi presentarti e salutare i nostri telespettatori? Buongiorno, saluto tutti, ringrazio il Signore per come mi trovo qui per parlare di quello che ha fatto il Signore nella mia vita. Mi chiamo Monica, ho 52 anni, sono nata a Napoli e frequento la comunità cristiana evangelica di Portici. Bene, benvenuta Monica. Grazie. Siamo veramente felici di stare insieme. Vi chiediamo di prendervi un po' di tempo, non durerà molto il nostro programma e desideriamo però che sia ben concentrato, ben gustato, perché Dio fa delle cose meravigliose e siamo convinti che attraverso questo umile programma, la nostra piccola umile testimonianza, Dio potrà portare nel vostro cuore, nella vostra mente una benedizione grandissima. L'abbiamo sperimentata e lo diciamo assolutamente con convinzione. Monica, raccontami della tua vita, come sei cresciuta, quella è la tua esperienza. Io non ti conosco, per me sarà insieme con i nostri telespettatori una bella scoperta della tua persona. Non sono nata in una famiglia cristiana evangelica, però ho ricevuto degli insegnamenti cristiani con molto disordine. Sono cresciuta in una famiglia molto agiata, non mi è mai mancato niente, i miei genitori mi hanno dato una buona educazione, dei sani principi e quindi sono andata avanti così, solo che all'età di 3 anni nella mia famiglia, eravamo 3 figli, il primo fratello mio di 6 anni e mezzo è venuto a mancare e quindi nella mia casa è entrata la tristezza, la morte e quindi sofferenza. E da quel momento in poi io, senza capire niente, 3 anni, ho vissuto in confusione e più crescevo e più ero depressa. E desideravo sempre... Quindi c'è stato un lutto gravissimo, ma tu addirittura 3 anni, ma ricordi? Oggi, oggi non più, nel tempo ho sempre più rimosso quel pensiero e non ricordavo perché ero piccola. Però poi nell'età dell'adolescenza una cosa che mi mancava tantissimo era non mi sentivo amata, mi sentivo trascurata e quindi stavo male. Questo lutto immagino avrà portato nei tuoi genitori una grandissima sofferenza, mia madre piangeva sempre, stava sempre male e quindi questa cosa per un bambino, che ero io e altre, pure mio fratello, ne soffrivamo tantissimo perché non avevamo la presenza di mia madre che ci accudiva, certo, che ci stava vicina. Non si possono colpevolizzare. No, assolutamente, assolutamente. Oggi che sono madre. Trattamento nei confronti di chi rimane in vita, però dobbiamo comprendere che un lutto simile è di una tale tragedia, di un tale dolore che porta ripercussioni drammatiche. Sì. E tu le ricordi queste ripercussioni? Io le ricordo tantissimo. Cosa ti hanno portato? Mi hanno portato ad essere ribelle, non volevo ascoltare i miei genitori e quindi volevo sempre essere libera, volevo uscire, volevo e quindi tutta la mia adolescenza io l'ho vissuta avendo sempre delle lotte, dei conflitti, ciononostante mio padre comunque cercava sempre di accontentarmi e mi stava vicino, mi è stato sempre vicino. Hai parlato dell'adolescenza, quindi sì. In quel momento, tipico periodo della nostra vita, molto travagliato, e in quel periodo quindi ribellione. Difficoltà con sì. Ho tentato di suicidarmi. Addirittura. Sì, ho preso delle pillole e niente, poi all'età di 17 anni, 16 anni ho conosciuto questo tentativo di suicidio, se dovessi sintetizzare i motivi, quali sono? Depressa, sola, senza amore, senza niente, senza punti di riferimento, senza niente, vuota. Eppure dicevi
che stavi bene, una famiglia agiata, quindi... Non mi mancava niente, mio padre lavorava, aveva un bel lavoro, vacanze per 2 mesi, non mi mancava niente. E questa situazione così drammatica è andata avanti fino a che età? È andata avanti fino a... mi sono sposata, ho pensato che nel matrimonio poteva trovare la felicità, quell'amore, quella pace che io desideravo, perché quello che sentivo avevo bisogno. E no, ti sei però sposata non è stata. Che età? A 17 anni. A 17 anni? Non avevo neanche 18 anni, ho avuto la mia prima figlia, anche il figlio pensavo che poteva essere quello che poteva riempire il mio cuore, l'amore che cercavo, quella pace, ma neanche quello era quello che... Poi ho iniziato ad avere tanti divertimenti con mio marito, grazie a Dio anche con mio marito ho avuto questa esperienza che ancora di più agiata. Nella vita, nel mondo, per quello che mi serviva, divertimenti, viaggi, quindi tutta la mia vita è stata sempre... E tutto questo ha contribuito a cambiarti? Tutto questo. Questa ricchezza, questi viaggi ti hanno soddisfatto, ti hanno reso felice? No, assolutamente. Cercavo tutto in queste cose, ma non riuscivo mai a trovare quello che stavo cercando da quando... Cosa possiamo dire ai nostri telespettatori? Può la ricchezza, può anche l'amore di un marito o la bellezza di diventare madre soddisfare e cambiare certi problemi spirituali, no. Psicologici? È bello, è piacevole avere un figlio, è piacevole avere una famiglia, è meraviglioso, ma senza Gesù niente può essere piacevole. Monica, perché è Gesù che completa ogni io cosa. Io adesso sono ansioso di sapere, e credo che con me lo saranno anche i nostri telespettatori, di come Dio ha fatto questo grande cambiamento. Grazie. Si vede nelle tue occhi, nel tuo viso, la serenità, la gioia. Grazie. Traspare. Grazie. Anche se siamo dinanzi alle telecamere, questo ci mette sempre un po' di disagio, però sappiamo e vediamo che Dio ha fatto una grande opera, sono ansioso di scoprirlo insieme con loro. Prima di ascoltare la tua esperienza con Gesù Cristo che benedice, che trasforma, ascolteremo un cantico. Ma vi lascio giusto in questo momento con un verso. La Bibbia dice in Matteo capitolo 11, Matteo capitolo 11, il verso 28, e Gesù che parla e dice: venite a me. Voi tutti che siete affaticati e oppressi. La versione della Bibbia dice affaticati e oppressi. C'è un'altra versione che dice stanchi e carichi. Venite a me, veni a Gesù. Ascolta il proseguo di questo programma e siamo convinti che questo carico che anche nel tuo cuore, nella tua anima, nella tua mente potrà essere rimosso dalla pace in Cristo Gesù. Ascoltiamo il cantico e ci ritroveremo tra qualche istante. Ti seguirò, oh mio Signore. Seguirò, mio consolatore, ti seguirò, mio redentore, perché soltanto in te viver potrò, ti seguirò. Consolatore, ti seguirò, mio Redentore, perché soltanto in te viver potrò. Avere vita.
Ben ritrovati e adesso con la nostra cara amica Monica, insieme, io e voi che ci ascoltate a casa, sentiremo, scopriremo come Dio ha cambiato la sua vita. Abbiamo sentito della sua depressione, della sua condizione di grande vuoto, di grande problema, e come Dio ha cambiato. Vediamo, ascoltiamo anzi. È arrivato al punto di 29 anni, dove avevo 3 figli, un marito, una vita agiata, ma nel mio cuore non c'era niente, era vuoto. E arriva un altro lutto, di un altro fratello mio, di 23 anni, che viene ucciso, tragicamente, per una cosa banale, e lì è crollato il mondo addosso. E allora lì ho gridato al Signore e ho detto: io so che tu esisti, io ti vedo in ogni cosa, nel cielo, nel sole, e io so che tu esisti. Adesso tu mi fai conoscere la verità, perché io non ho capito niente. Tante volte ho sentito qualcosa, tante volte mi hanno detto qualcosa, ma io adesso sono stanca di vivere questa vita così. Tu devi intervenire nella mia vita. E lui è intervenuto subito, in quell'istante mi ha dato pace, anche se in quel momento io stavo soffrendo, quell'istante che mi avevano detto che mio fratello era morto, io ho sentito la pace di Dio. Non capivo, non comprendevo, ma lui in quel momento mi ha fatto sentire il suo amore. Fammi capire, Monica. Quindi hai avuto un dialogo con Dio, hai fatto una preghiera. Sì, ho fatto una preghiera. Ti sei rivolta a Dio direttamente. Direttamente, perché come dicevo prima, degli insegnamenti li avevo, avevo comunque una piccolissima fede, quella che oggi dico che il Signore l'ha messo nel mio cuore. Padre Celeste ho pregato. Bene. E lui, con il suo grande amore, mi ha fatto capire tutto. Non conoscevi molto della scrittura, della Bibbia? Avevo un riferimento della Bibbia, perché mio nonno, non sapevo se apparteneva a qualsiasi religione, ma comunque leggeva la Bibbia. Era un ammalato, stava a casa. E lui è morto, io a 10 anni mi sono presa con la Bibbia, solo perché la teneva mio nonno, e quindi l'ho voluta custodire, perché dicevo: se mio nonno la legge, c'è qualcosa di buono. Benissimo, questo è molto importante, è vero? Sì, credo che dobbiamo sottolinearlo, perché non è una religione che salva, non è una denominazione migliore di un'altra. Noi dobbiamo mettere l'enfasi sulla parola di Dio, sulla preghiera diretta al Padre nel nome di Gesù. E infatti Giovanni dice: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E tu hai fatto quello. Il tuo bisogno ti ha portato a gridare a Dio con fede nel nome di Gesù. E quello è stato che poi, attraverso la sua parola, ho preso la sua parola e ho iniziato a leggere. Ho detto: adesso qua sicuramente tu mi dirai tutto quello parola, che c'è. La parola, Bibbia, la Bibbia, Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura. Anzi, approfitto per dire ai nostri ascoltatori, telespettatori, che se non hanno la Bibbia, fate in modo di averla, assolutamente. E leggetela, piccole porzioni anche, e leggetela con la preghiera sincera, spontanea, come quella che ha elevato quel giorno Monica, dopo quel lutto, dopo quella tragedia. Raccontaci qualche altro particolare della tua vita, come poi sei arrivata ai nostri giorni. Il padre, insomma, leggendo con la parola, io continuavo a parlare con il Signore e sentivo un Dio vivente come non l'avevo mai sentito in vita mia, non avevo mai avuto questo rapporto così forte, pregavo, ma sempre limitatamente. E da quel momento, mentre pregavo e parlavo e gridavo, lui mi parlava attraverso la Bibbia e mi diceva passo passo quello che era necessario per l'anima mia. E allora il padre mi ha portato al figlio. Grazie a Dio. E io conoscevo la verità, il Signore mi diceva: conoscete la verità vi farà liberi. Bene. Io non capivo, liberi da che cosa? Da che cosa devo essere libera? Non riuscivo a capire ancora che cosa era la libertà. E il Signore mi fece comprendere che la libertà la potevo ricevere solo attraverso il suo figlio Gesù, che era morto per i miei peccati e che io ero schiava del peccato. Ed ero una peccatrice, avevo bisogno di Gesù, che aveva sacrificato la sua vita per me, era risorto e mi aveva preparato un posto meraviglioso. E allora poi il Signore mi parlò e mi disse: solo Gesù può darmi la salvezza. E Gesù mi disse: io sono la via, la verità e la vita. Grazie. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi in quell'istante.
quella depressione, quello scoraggiamento, quel vuoto che provavi, quell'insoddisfazione e poi quel lutto, quel dolore, tutto questo e poi è svanito. È svanito tutto perché in quell'istante ho dovuto riconoscere e ho riconosciuto, grazie al Signore e l'opera che fa lo Spirito Santo. E poi Santo. Dimmi un po', questa fede è stata un po' diffusa in casa, immagino. Sì, io sono stata la prima nella mia famiglia. E gli altri? E dopo qualche anno la mia prima figlia, dopo 10 mesi la seconda figlia. Bene. Adesso resta l'ultimo e mio marito, che siamo... Io mi fido del Signore perché mi ha detto che salva tutta la mia famiglia. Bene. Che il Signore ha fatto grandi cose e noi, nella mia vita. Monica, pregheremo per loro. Amen. Fra poco pregheremo insieme con i nostri ascoltatori. Grazie. Grazie. Noi pregheremo che il Signore li benedica grandemente. Amen. Perché questo è il nostro desiderio. Non abbiamo altro desiderio, altro proposito. Il nostro obiettivo è che siate toccati dall'amore di Dio e possiate realizzare, come Monica ha realizzato, il glorioso cambiamento che la Bibbia descrive con la nuova nascita. Bisogna nascere di nuovo per entrare nel regno dei cieli. Bisogna cambiare. Un altro testo dice: se non diventate come dei piccoli fanciulli non entrerete, non vedrete il regno dei cieli. È possibile questo e nel nome di Gesù si realizza. Monica, ti do qualche minuto per rivolgerti a quell'amica, a quell'amico che adesso ci sta ascoltando e che ha bisogno da parte tua. Io prego che il Signore ti dia poche parole perché non abbiamo troppo tempo, ma quelle parole che vengono dal tuo cuore nel nome di Gesù possono raggiungere quel cuore, quell'anima, quella famiglia, quel bisogno, quella mente. Amen. Dio ti benedica. Voglio dire a quanti state ascoltando, vi prego, tutto quello che c'è intorno, quello che desideriamo, io lo conosco quello che tu stai desiderando, io so precisamente quello che desideri perché lo desideravo pure io. Niente e nessuno ce lo può dare tranne Gesù, il suo sacrificio, il perdono dei peccati, e Dio solo può fare questo nella nostra vita perché Lui dà pace, amore, gioia. Io l'ho provato, provalo anche tu. Grazie Signore. Preghiamo Monica. Grazie Gesù. Padre, benedetto nel nome tu, di Gesù ci uniamo di pari sentimento Gesù, e ti chiediamo per le persone che ci stanno ascoltando. Grazie, tu sai la loro necessità, benedetto tu conosci il loro nome, i loro grazie, più Gesù. Piccoli dettagli, grazie, sai che soffrono, che hanno domande. E Padre, benedetto nel nome del tuo figliolo Gesù, attraverso la parola di Dio, la Bibbia, tu potrai dare risposta al loro cuore. Signore, toccali in questo momento, fai nascere in loro la fede in te, caro Padre Celeste, nel tuo figlio Gesù Cristo, nell'opera che Lui ha compiuto al Calvario, sulla croce, perché mediante quel sangue versato noi abbiamo la liberazione, abbiamo il perdono dei peccati. Raggiungili in questo momento, perché lo chiediamo insieme nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Grazie. Vi abbracciamo, vi salutiamo nell'amore del Signore e cercate il Signore perché lo troverete. Grazie. Dio vi benedica. Amen.